questa processione è una processione particolare perché Cortese ha dato un bel tempo, abbiamo una reliquia importante, vedete noi non abbiamo la nostra fede che sulla parola di Dio, sugli insegnamenti di Gesù, ma se non ci fossero santità che in qualche modo avrebbero aiutati noi in questo periodo, come avremmo potuto continuare ad avere fede? Noi santi sono una prova sensibile, concreta, che Gesù ancora fa i miracoli, che c'è ancora qualcuno che spendendosi la vita totalmente per il Signore, fa del bene, lo fa gratuitamente, secondo gli insegnamenti di Gesù. Allora, ci prepariamo perché sia un momento di preghiera, dove reciteremo il rosario e andremo così la croce davanti, dopo la croce un po' di gente, poca, in fila però, poi la banda, poi San Dio e poi tutti noi, va bene? L'autorità, sta prendendo di noi. Deve uscire San Dio che sta dentro. Possiamo iniziare la fatta, può iniziare.
chiamata chi ha madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Vogliamo, anche quest'anno vogliamo ringraziare coloro che hanno permesso la realizzazione di questa festa. Ecco, prima di tutto vogliamo ringraziare Padre Guglielmo, lui oggi ha detto che non poteva mancare, noi sappiamo che poteva mancare, nel senso era atteso da un'altra parte, non so se Antonio Rotondo che c'è in convegno, e ha detto no, il 16 vuole rimanere con noi. Siamo contenti perché quest'anno lui è in mezzo a noi e ci ha fatto pregare, ci ha raccontato altre cose belle sull'Eucaristia celebrata da San Pio, come la viveva San Pio, come da questa unione dell'Eucaristia è uscito lui, questo grande santo. Grande responsabilità, ma grande gioia nel fare la volontà di Dio, nella sofferenza, no? Quindi veramente ringraziamo Padre Guglielmo, ringraziamo il coro che ha animato il gruppo di preghiera, che è la pescata per animare questa messa, questa processione. Poi vogliamo ringraziare veramente il gruppo di preghiera nostro, Dice Pagati, il Comitato Feste, che anche quest'anno ha realizzato questa bella festa. Voi sapete che la festa si conclude sempre laggiù, no? Tante personcine che stanno sotto la parrocchia, non sono qui, sarebbero stati volentieri mezzo a noi, ma ci aiutano attraverso questa sagra ad aggiustare un po' le situazioni economiche della parrocchia, perché dopo l'inverno, come tutte le case, stiamo un po' sdraiati, no? Per quanto riguarda il gas, queste cose, bollette. Quindi vogliamo ringraziare tutti quelli che vi attendono poi a mangiare qualcosa. Vogliamo ringraziare coloro che hanno portato gli altoparlanti, la
stato molto pesante. E poi vogliamo ringraziare la presenza del nuovo sindaco con tutta la giunta comunale, quindi da poco si sono insediati nel nostro comune. Vogliamo ringraziare la loro presenza, da poco poi si è insediato il comandante dei carabinieri, il maresciallo dei carabinieri, no, Alessandro Giustino, da pochi mesi ha sostituito Volpe, quindi ringraziamo della sua presenza. E poi ringraziamo tutti voi che siete venuti, naturalmente voi che ci avete permesso questo, i carabinieri per la via, la protezione civile, la Croce Rossa, e naturalmente la banda di Cepagatti sempre presente. Se mi sono scordato qualcuno, non lo so. I vigili, dove sono i vigili? Hai per i vigili sempre presenti, scusa, i vigili sempre presenti, anche loro. E adesso abbiamo l'opportunità, padre Guglielmo, che ha vissuto, è bello che questa messa ci ha raccontato di come lui faceva le domande a San Pio, di come San Pio gli rispondeva, no? Lui che ha vissuto questi anni a contatto con San Pio, adesso ci farà la benedizione con la reliquia che rimarrà in mezzo a noi anche domani, la reliquia di una stoffa del sangue, impregnata di sangue del costato di Padre. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Amen. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio, resti con voi e sempre vi guidi verso il Signore. Amen. Amen. Buona festa. Grazie. E qualche signore che vengono nei gioielli, chissà perché Sollino può aiutare queste famiglie, questa famiglia. Thank you.
commissione come sei 15 giorni.